L'abbiamo conosciuta così, questa piccola parte di città, che non ci è sembrata né una fine né un inizio. Nel susseguirsi dei passi ci si è svelata, quei passi lunghi o corti che siano stati e che portavano lontano, lontano. Ma cosa serve un posto per essere chiamato casa? Un abbraccio di mattoni e sogni. Le pareti che custodiscono, riparano e proteggono. Come alberi, sentirsi ancorati in un mondo mutevole. Arrivare qui e dire: questa adesso è casa mia. Ma come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Chissà se Egidio ci ha mai pensato. Non gliel'abbiamo chiesto quel pomeriggio, in cui ci ha aperto le porte del suo mondo. Il mondo di un viaggio incerto, in cui si nascondono storie che attendono ascolto. Chissà se avrebbe voluto essere un albero, con le radici sempre più intrecciate, respirando la terra che lo aveva da sempre nutrito. Lui, testimone del passato. Noi, narratrici del presente. Abbiamo ascoltato, guardato, ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio. Ci si è rivelato così il suo profondo vissuto, eco di tempi ormai finiti. Ma questo posto non ci è sembrato la fine, e nemmeno l'inizio. Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Possiamo provare a fare Topolino Topoletto? Topolino Topoletto, zumbamba, si è ficcato sotto il letto, zumbamba, e la mamma poveretta, zumbamba, gli ha tirato una scarpetta, Ma poi cambia. zumbamba, zumbamba, corri, corri.